Buongiorno a tutti. Oggi è festa, ma sinceramente a me non è che mi interessa tanto. Cioè, non è che mi interessa sta festa che viene fatta, sinceramente. Non mi interessa un po' un cavolo. Come sta andando il governo, insomma, non ti fa neanche desiderare. Vabbè. Qua andiamo ancora su un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di fatto, che io la penso molto diversa. Comunque, parliamo della nostra nazionale, Italia. Italia zero, proprio zero assoluto, ma di fatto e di nome. Cioè l'Argentina ha fatto una partita di allenamento. Non ha pressato, non ha spinto, niente. Ha fatto solo una partita di allenamento. Lautaro si è solo allenato. E poi Mancini dice: se veniamo ripescati saremo pronti. Ma pronti dove? Ma pronti dove? Allora Mancini, tu quando hai vinto l'Europei dovevi dare le dimissioni e te ne dovevi andare. Facevi più bella figura avanti a tutti i tifosi italiani, faceva più bella figura. Poi se non partecipavano ai mondiali erano cavoli dell'altro allenatore. Tu te ne dovevi andare, facevi più bella figura. Mo' attualmente non ti sei qualificato ai mondiali, di cui il rispetto che avevi, che hai guadagnato vincendo l'Europeo, tutti stanno dicendo come cacchio hai fatto a vincere. O ve l'hanno fatto vincere. Si stanno mettendo un po' le mani nei capelli, la gente non va neanche più dietro alla nazionale. Con questa partita ti potevi riscattare, e invece no, ancora peggio di andare di notte. E tante persone, tanti tifosi, dicono che è meglio che non andiamo ai mondiali perché non siamo proprio pronti, se no facciamo proprio ridere. Mettiamo in bilancio un po' la situazione. Noi in Italia non abbiamo talenti, giocatori italiani, non ce ne sono, perché ormai sono tutti scoppiati e tutti strapagati, di cui bisogna cominciare dalle basi, cominciare dal zero assoluto, dalle basi, come fece la Spagna che vinse europei e mondiali. Cominciato da zero. Dovremmo fare pure noi. Questo è il primo argomento. Il secondo argomento: in Italia giocano troppi stranieri. In una squadra sono più stranieri che giocano che non italiani. Come fa a uscire fuori un giovane talento italiano a emergersi? Come attualmente abbiamo visto la primavera dell'Inter, che ha vinto il campionato allo scudetto con l'allenatore Chilu, reduce i campioni della tripletta di José Mourinho. Ma il punto è un altro: noi talenti italiani non ne abbiamo. Se non cominciamo a investire sui giovani, sulle primavere, sulle under 15, sulle giovanili, e investire soldi per far uscire i talenti. Ma poi l'altra cosa è nelle squadre di prima categoria. Dovrebbe ottenere massimo, ogni squadra, massimo, proprio limite massimo, tre straniere. Tre stranieri. Il resto devono essere tutti italiani. Come fa a uscire un talento italiano e poi vogliamo, noi tifosi, vogliamo ottenere pure che la nazionale vada avanti e poi la critichiamo e dice: mamma che schifo, come la partita di ieri. La domanda è semplice: non posso dire a una squadra italiana mamma che schifo, è come darmi a zappa sopra i piedi, perché io so che un club, una squadra italiana, ci sono più stranieri, i giovani non emergono, di cui quelle che abbiamo, quelli sono. Non è colpa dell'allenatore Mancini, non è colpa della situazione, chi gioca in nazionale, non puoi dare delle colpe.
La colpa io ce la do a tutti i club italiani di Serie A, Serie A e Serie B e alla federazione calcistica. Loro sono i colpevoli. Questa è l'Italia che abbiamo, questa ci meritiamo noi, perché intorno ai stranieri ci sono troppi soldi che girano. Vabbè, anche sui giocatori italiani, però sui stranieri girano più soldi. Adesso non pensano più al calcio o al talento o alla nostra nazionale, i grandi giocatori, no, pensano solo ai soldi, come i club pensano solo ai soldi, non se ne fregano niente di tutto il resto. Un club non se ne frega niente di vincere lo scudetto o via di seguito, pensano dietro al sistema dei stranieri, agli sponsor ci sono i soldi, di cui che coppa ci vogliamo dare in totale? È il sistema che è tutto sbagliato. Questa è la nazionale che ci meritiamo. Io spero che non veniamo ripescati perché facciamo pietà, siamo pietosi. Non abbiamo talento, non abbiamo giocatori, non abbiamo niente. Prendiamo ieri Bellotti. Bellotti adesso non può avere sabato in infortunio, così, là, si deve riprendere. Bellotti ieri che ha fatto niente, zero, ha fatto più schifo degli altri. Cosa vogliamo aspettarci da Bellotti? Se era un giocatore, faceva la differenza. Gli altri giocatori, come mettiamo Chiesa, la Juve non ce l'ha più a Chiesa, e infatti è stato penalizzato. In tante partite si aveva chiesto, come noi in nazionale si vede la differenza. Sono fragili. Poi dicono che mettiamo dall'altra parte il giocatore Dybala che era fragile, così si infortuna sempre. Intanto ieri la nazionale ha fatto anche il gol, di cui è proprio il sistema all'interno, l'organizzazione, l'alimentazione, il tipo di allenamento, il tipo di allenamento di applicarsi su ogni giocatore e via, e tutto il resto. I giocatori adesso sono, non hanno un programma come si deve, perché avere un programma come si deve, cominciando dall'alimentazione e un tipo di allenamento, comincia a far vedere la qualità del giocatore. E qui dovrebbe entrare nel sistema chi è che insegna il calcio, prendere dei giovani e insegnarci il calcio, non l'allenatore che vuole top play per vincere, c'è grande differenza, non lo so se mi state seguendo. Mettiamo il caso, il dibattito fra Zeman e Mourinho. Tanti ci ho fatto la domanda, ma sapete in tanti vari social, specialmente ai romanisti, nei canali dei romanisti, non mi hanno saputo rispondere, nessuno. La differenza fra José Mourinho e Zeman, è un esempio che sto facendo. Come anche le dichiarazioni, José Mourinho è stato falso, pure negli auguri che ci ha fatto, è un falso. La differenza fra lui e Zeman, lui per vincere vuole dei giocatori top play per vincere. Zeman prende uno che non ha mai giocato al pallone e lo fa diventare un top play. E questa è la differenza. Tanto non mi hanno saputo dire la differenza fra uno e l'altro. Ma neanche José Mourinho ha saputo dire la differenza. Nella nostra nazionale ci vuole uno che insegna il calcio, prepara un giovane a insegnarci il calcio, a far uscire la sua qualità, il suo tipo di gioco e la sua bravura e lo prepara. Ci vuole uno come Zeman. Se vogliamo ancora avere una nazionale, se no, è inutile che andiamo avanti.
faremo pena in tutti i punti di vista. Comunque, questo è il mio pensiero che ho. Dite la vostra, iscrivetevi al canale, condividete i video in vari social. Più iscritti siamo, meglio è, mi fate un piacere. Buona giornata a tutti. Alla prossima.